Buongiorno cari amici, eccoci qui per una nuova ricetta. Oggi vi voglio fare un bel primo, buonissimo, un risotto goloso, proprio goloso perché c'è di tutto e di più. Praticamente ci va salsiccia, gorgonzola, asparagi e noci. Fantastico, ve lo assicuro. Innanzitutto dobbiamo fare un buon brodo di carne, di pollo, di gallina, di carne di manzo, come lo preferite. Io ho fatto il brodo di gallina perché io ho le galline mie, eccolo qui, è un bel brodo sostanzioso, beh, un po' grassoccio, infatti useremo poco olio. Adesso lo vado a mettere a bollire, così nel frattempo vi spiego anche gli altri ingredienti. Adesso, gli ingredienti sono, per 4 persone andrebbero 80 grammi a persona al risotto. Siccome ho tra mio marito e mio fratello, sono golosi di riso, ne mangiano un bel piattone, ne ho messo un po' di più. Quindi ho messo 450 grammi di riso, ma ne andrebbero 400. Ok, poi due belle salsicce che ho fatto a pezzettini, 100 grammi di gorgonzola, 100 grammi di asparagi che ho già spezzettato, 4-5 noci, un pizzico di sale, andateci piano perché la salsiccia è saporita, il gorgonzola è saporito, giusto un pizzichino. Poi il del grana, ma io l'ho fatto, la parte quella che rimane un po' dietro alla buccia, ho tolto la buccia, ci ho fatto tutti i tocchetti che poi mischieremo all'ultimo nella mantecazione del risotto. 100 grammi di speck bello croccante, l'ho tagliato a bastoncini e l'ho fatto croccante un attimo, 5 minuti in padella, e il mio bel soffrittino. Il soffritto, vi spiego com'è nato. Tanti, tanti anni fa, quando non c'erano i frigoriferi, la carne chiaramente si rovinava facilmente. Quindi, per coprire l'odore forte della carne, si sono inventati di unire spezie, aromi per coprire quell'odore forte e così anche il soffritto. Adesso mettiamo il soffritto nella pentola, aggiungiamo un goccino d'olio. Non mettetene tanto perché l'olio, cioè, è tutto bello grassoccio, parmigiano, salsiccia, gorgonzola, quindi andateci piano. Poi mettiamo la salsiccia, gli asparagi. Come potete vedere, io qui ho tenuto due puntine d'asparago e mezzo griglio di noci per fare una guarnizione al piatto da portata, ok? Adesso questo deve essere rosolato ben bene. Poi ci tosteremo il riso. Vado a metterlo sul fuoco. Adesso sa, vedete com'è bello rosolito? Bello cotto. Adesso facciamo tostare il riso. Facciamo tostare il riso qualche minuto. Ecco. Il brodo, come vedete, sta bollì, bello tranquillo. Allora, si dovrebbe far tostare un po' di più, però i tempi sono questi, io l'aggiungo subito il brodo, però fatelo tostare 5 minuti, eh. Poi aggiungete 2-3 bei mestoli di brodo e mano a mano lo portate a cottura. Ecco, così. Mano a mano aggiungete il brodo, tenetelo sempre in caldo il brodo naturalmente, e lo portate a cottura. Ecco qua, il risotto è quasi pronto, ci mancano quei 2 minuti di cottura. Adesso mettiamo il parmigiano a tocchetti, mettiamo il gorgonzola, un po' spezzettato, tanto poi si scioglie, vabbè. Così, quanto è buono, io lo adoro il gorgonzola, e lo fate mantecare a fuoco basso basso, una bella sterzatina. Deve diventare bello cremoso cremoso. Aggiungiamo, io nel frattempo l'ho aggiustato con un pizzico di sale, poi lo assaggiate e vedete se occorre o meno, perché il sale è soggettivo. Dipende dalle salsicce se sono saporite, dipende dal gorgonzola, insomma, tutte pietanze saporite, eh? Eccolo qua.
E voilà! Era tanto che non dicevo voilà, eh? Fantastico. Ok, adesso. Profumino. Eccolo qua. Ok. Facciamo una bella porzione, abbondante, e mettiamo un po' di speck croccante, in questo modo, che è carino, le due belle puntine d'asparago e il griglio di noce. Sosa, risotto golosissimo, altro che goloso, è pronto, buonissimo, è ora di pranzo e noi se l'andiamo a mangiare. Ciao a tutti amici, alla prossima ricetta.